Sono Sor Felicita, sono missionaria della Consolata e sono stata in missione delle Catrimani in Roraima e vorrei raccontare un evento straordinario, questo evento che è un evento miracoloso per intercessione di nostro fondatore Beato Giuseppe Aramano. Capitato nel lontano 1996, era di mattina alle 9, quando, essendo nel posto di salute della missione, mi è arrivato il cognato di Sorino, Bindo e Anomami, e mi ha detto: usci, come mi chiamavano, Felicita, per favore dacci un'arma di fuoco, una pistola, una fucile, dacci. Dobbiamo andare alla caccia di un giacquaro. Io ho detto: io non c'ero né uno né l'altro. Sì, 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 che tu hai, io non c'ero. Allora lui ha cominciato a correre verso la Marocca e io mi sono chiesto: ma perché questo indigena è così agitato? Anche io devo andare. E ho cominciato anche io a correre indietro. Arrivando alla Marocca, 2-3 metri dalla casa, ho visto un lago, una bagna di sangue. E ho detto: mamma mia, che cosa è capitato? E guardando bene ho visto che c'era qualcuno che respirava. Allora mi sono avvicinata e ho chiesto all'anziana, donna Andina, per favore portami l'acqua. Iniziando a fare, e che ho capito, questo era Sorino, il proprio figlio di questa Andina. E allora ho lavato, e lavando ho visto che tutto il caperuto era fuori, tutto. E qua l'osso era rotto, non c'era, lui era straiato così e il cervello era fuori. Io non ero pronto a affrontare questa situazione, allora avevo una unica camicia, ho tolto la mia camicia, ho fatto attorno alla testa di Sorino una compressa per diminuire il sanguinamento. Abbiamo messo nelle spalle, nell'amaca, Sorino. Arrivando alla strada, alla pista, il fratello già anche lui arrivava con una Toyota, abbiamo messo indietro Sorino e io mi sono seduta alla sua testa mettendo lui là nella mia coscia e così siamo camminate fino alla missione nella Toyota. Là abbiamo messo Sorino nell'amaca e nell'amaca io riuscivo già a lavorare meglio, ho visto come era la situazione. Dopo Sorino era molto debole, aveva perso tanto sangue, ho deciso di mettere un frebo da una parte e avevo anche plasma di sangue seropositivo e ho detto: beh, Sorino è ancora vivo, io vado a chiamare alla radio. E ho chiesto a Rosauria, che era una infermiera, lavorava con me, e ho detto: per favore Rosauria, mi manda più presto possibile un aereo per la rimozione di Sorino che è stato attaccato da un giacquaro. Sono stata a aspettare, ma per me sembrava un'eternità, perché da quella mattina fino alle 2 di pomeriggio non c'era aereo che è arrivata. Ma in questo periodo, dalle 8, al momento che è arrivata aereo, si erano passate 5 ore. Gli indigeni avevano già mandato a chiamare tutte le persone che abitano in quella zona lì e gli Anomami erano arrivati, una circa 200 persone erano già lì. Di questi 15 erano i sciamano. Il sciamano era persona che è mediatore con lo spirito che sono già di là, gli antenati. E subito hanno capito che Sorino non poteva più vivere. I spiriti gli avevano detto: no, Sorino deve appartenere a noi e noi veniamo a prenderlo, perché Sorino doveva partire insieme a loro in questo mondo senza male che si chiama Utumoshi. Io di tutto questo non capivo niente, perché ero appena alcuni mesi nella missione Catrimani, non conoscevo la lingua,
non conosceva molto meno la cultura e questo mondo di Ancire. Quindi non poteva garantire se lui moriva o se lui poteva sopravvivere, però il mio era proprio garantire in questo momento come infermiera, come suora, che Sorino poteva avere più vita. E allora ho detto a loro no, Sorino deve andare in Boa Vista. E loro mi hanno detto no, no, Sorino non può andare in Boa Vista perché Sorino deve appartenere ai spiriti. Tu non senti Felicità, i spiriti stanno già arrivando, cantano, tu non senti il loro canto, se io non sento niente. E sì, perché tu non sei sciamano, il sciamano sente, stanno arrivando i spiriti subito verso le due, tra due e tre di pomeriggio. Sorino appartenerà a quel mondo per sempre. Ho detto Sorino è vivo, quindi io rotava. A questo momento, quando hanno visto che io insisteva che Sorino deve andare a Boa Vista, loro si sono arrabbiati. Allora ho visto loro con il flash sticcato verso di me e io ho cominciato a tremare, ho cominciato ad avere tanta paura. In questo momento ho visto tutte le donne venire e io erano tutte attorno a me, io ero in mezzo e diceva Felicità, non avere paura, non avere paura. Loro non ti fresciano, loro non ti uccidono, loro non sono arrabbiata con te, sono arrabbiata con il giacquaro. Quello giacquaro che ha preso il Sorino, loro devono andare a cacciare questo giacquaro. Ho cominciato a sentire coraggio, no? Ho preso un po' di coraggio e ho detto allora venite con me, andiamo a vedere come sta Sorino, vediamo se lui va in mondo dello spirito o ancora sta per vivere. Sono arrivata là, Sorino aveva preso un po' di forza, mi ha preso per mano e mi ha detto mamma è Felicità, mamma Felicità, tu adesso sei la mia mamma, tu stai lottando per me vivere, io voglio vivere, io non voglio andare nel mondo dello spirito, io voglio stare qui. Allora fai qualche cosa, ho detto le donne, sentite cosa che dite Sorino. Quando siamo arrivati alla pista tutti gli anomali sono spariti, così Aelio è partito. Quando in questo momento arrivano di nuovo tutti gli anomali, Felicità, dove è Sorino? Ho detto, avete sentito aereo? Sì. E dove è Sorino? È partito con quell'aereo. È partito, adesso tu devi morire. Perché Sorino andrà a morire in Boa Vista, non c'è sciamano, non c'è nessuno che canta, non c'è nessuno che parla con lo spirito. Sorino arriva lì, il suo spirito non troverà la porta per arrivare a questa casa. Non trovando la porta, il suo spirito ritornerà qua perché sarà tutto a girare qua intorno, arriverà qua, ucciderà le nostre donne, ucciderà i nostri figli e qua ci sarà tutta una confusione nelle Marocche. Perché hai fatto questa cosa qua? Tu non devi fare questa cosa qua. Vieni qua Felicità, entra lì, vai là nella tua casa, entra lì dentro. Io sono andata con loro, sono entrata a casa, hanno detto adesso chiudi la tua casa, qua mettiamo le fresce. Quando morirà Sorino, con queste frecce ti copriranno. La tua casa sarà vigilata 24 ore, giorno e notte dai giovani e noi aspettiamo le notizie di morte. Tutti i giorni devi dirci come che sta Sorino. E così sono andate, io sono rimasta in casa nostra, vigilata da questi giovani. E io quando sono entrata in casa sono andata nella nostra cappella, mi sono seduta. Ho guardato, avevo un'angoscia, avevo una paura, tremeva persino i miei vestiti, anche tremevano. Ho detto adesso che cosa ho fatto, perché mi sono messo in questo pasticcio. E da lì è come ho sentito così una cosa che non posso spiegare. Ho sentito come se un manto molto caldo, ma un calore diverso, un calore umano che mi avvolgeva. Ho detto ma chi sei qua? Qua c'è qualcuno, chi sei tu? C'è qualcuno qua? E guardando di nuovo davanti a me c'era proprio il quadro della Ramano, era consolata così. Ho guardato a Ramano, ho detto allora sei tu qua? Ah! E dopo mi sono venuta nella mente, ah, oggi è proprio 7 di febbraio, quella mattina lì era 7 di febbraio, il giorno di inizio della novena in preparazione della festa di Giuseppe Ramano che è il 16 di febbraio. Mi sono ritornata e ho detto Ramano, ma tu hai fondato una congregazione proprio di missionari e missionarie per il popolo non battezzati. Davanti a questa situazione adesso che cosa devo fare? Guarda che io la mia vita è molto in pericolo, io voglio chiederti solo una cosa, non voglio chiedere tante cose. La cosa che voglio chiedere adesso
siamo nella tua novena, chiedo a Gesù per la tua intercessione, per favore. Se questo sorino che è andato in Boa Vista deve vivere, vai questo favore, fai questo miracolo. Lui vive, però vivendo, vive integralmente. Non vorrei che lui ritorna già senza vedere, che lui ritorna disabile. Se lui deve curare, cura integrale di una persona che vive nella foresta. Lui deve andare a cacciare, lui deve preparare l'orto, deve cercare il cibo per il suo, deve andare a pescare. Tutte queste cose Sorino deve fare. Se Sorino non è cura integrale, lascia morire. Però questa morte cosa significa per me? La morte. Allora chiedo da questo momento e poi che mi prepari anche a affrontare. Le frecce sono là fuori, alla mano, tu hai visto, fuori dalla porta. Quindi con queste frecce io dovrò passare a queste frecce tutte. Io voglio e chiedo umilmente questa grazia, che io posso sopportare questa. Ma se un'altra cosa anche sento, se morirò, io non lo so se i missionari rimarranno qua, rimarranno o non rimarranno. Gli anomami saranno troppo arrabbiati, fuori o non mandare tutti via, siamo espulsi da qua. E allora la missione finisce. Però se questa congregazione è fondata per questo popolo, piccoli, marginalizzati, non conosciuti, i popolo che non sono neanche battezzati, se hai preparato questa, hai fondato questa congregazione per questo, facci questa garanzia. Per me è una garanzia, realmente sarà una garanzia che questa è la nostra missione. Allora, io sì, il giorno seguente sono arrivata presto, presto. Felicita Preghiçosa, esci fuori, vieni qua, andiamo nel radio, dobbiamo parlare. Allora alle 8 siamo andate, ho chiamato, c'era Suora Rosauria, che era infermiera, ho chiamato Suora Rosauria, allora come sta Sorino? E allora Sorino sta in coma, molto grave, non parla. Ho detto, io, mamma, avete sentito cosa ha detto Suora Rosauria? Che Sorino è stato operato. La sua cirurgia è stata molto lunga, sono 4 ore, Sorino sta nella cura intensiva, Sorino è in coma, Sorino non para. Là in Boa Vista cosa hanno fatto? C'era la superiora della casa, Sora Maria Costa, lei ha detto, mamma mia, Felicita è in pericolo, Felicita non può uscire dalla casa, dove vada è sempre accompagnata. Cosa dobbiamo fare? Qua cominciamo anche noi la novena, quindi anche la casa regionale di Boa Vista ha cominciato la novena di Sorino, per la cura di Sorino. In quel momento lì, Sua Maria Costa ha preso la reliquia di padre fondatore, Giuseppe Aramano, è andato a Maria da Silva e ha detto, Maria, quando tu vai a fare il giorno là nell'ospedale, prendi questa reliquia, vai là, mettila sotto il cuscino di Sorino e noi avvendiamo tutto a Giuseppe Aramano. E così siamo continuata. Io nella missione pregava. Io pregavo la preghiera che noi preghiamo proprio per chiedere il Padre che sia voluto, che sia amato, di farci sentire i suoi sentimenti quando fondava queste sue figlie come missionarie e che noi possiamo davvero avere la qualità anche di rispondere qualitativamente a questa chiamata di essere missionari. Allora Maria ha messo questa reliquia qui e abbiamo continuato. Vino il giorno 16. Il giorno 16, che era il giorno della festa. Quella notte là, Sorino stava morendo. Sorino neanche pulsazione metterà, niente. Prende la pressione, niente. Tutta la notte niente di pressione, niente di pulsi, niente, niente, niente. Sorino è lì. Però il cuore batteva, quindi ha chiamato i medici di mattina, l'hanno visto, hanno detto aspettiamo che il cuore non batte più, così andiamo attestato di morte. Maria da Silva, una sola portoghese, si è messa accanto a Sorino e solo piangeva. Diceva, mamma mia, Sorino, ma tu non vai morire? E piangeva. E dall'altra parte, ma Felicita, come sarà adesso la vita nostra? Non lo so. Era lì, nell'angoscia, tra pianto. Quando verso mezzogiorno, sente un movimento nel letto, quando dice, mamma mia, qualche cosa c'è? E a un certo punto vede Sorino che gira la testa e apre gli occhi.
Maria, Maria, piange? Perché piange? Io ho fame. Maria non ha visto due. Si è alzata, ha cominciato a correre nell'ospedale. Sorino para, sorino para, sorino ha cominciato a parlare. Sorino ha cominciato a parlare. Sì, 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 venite. Allora, nella cura intensiva i medici sono andata. Sorino, sorino, sì, 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 ho fame. Dammi da mangiare perché ho fame. Il giorno 17, a mezzogiorno, sorino ha cominciato a parlare. Il medico che l'ho operato adesso, guarda, nella chirurgia, noi abbiamo tolto tre parti di robo. Abbiamo fatto la parte cognitiva, quindi sorino non dovrebbe avere più ragione neanche pensare che lui ha fame perché questa parte è già interrotta. Abbiamo tolto la parte di voce, quindi non doveva più parlare e sorino sta parlando. Sorino non dovrebbe aprire gli occhi, neanche vedere niente, perché dovrebbe essere cieco, perché anche questa parte non c'è più. Questo è un evento straordinario. Il giorno 8 di maggio si hanno comunicato adesso, Sorino potrà ritornare alla missione Catrimani. Allora, quel giorno Sorino è ritornato. Appena posato l'aereo, Sorino è uscito fuori. Sorino ha guardato questa moltitudine di gente lì con le frecce in mano, perché se Sorino arrivava solo le ossa o il corpo morto, Felicità doveva morire. Hanno guardato e da soli hanno cominciato a fare candere le frecce. Sorino è sceso dall'aereo piano piano, ha visto che io ero là circondato dagli indios, è arrivata lì e ha detto: mamma Felicità, tu mi hai voluto bene, tu hai lottato per la mia cura. Gli indigeni hanno detto, anche noi abbiamo guardato, abbiamo pensato e abbiamo visto che questa cosa non è normale. Come che Sorino può vivere senza cervello? E abbiamo detto, dobbiamo capire chi sono queste donne, chi sono questi uomini che abitano in questo luogo, che dico missione, andiamo alla missione, andiamo, chi sono loro? Voi siete missionari. Missionari, sì. E chi è missionario? Il missionario è questo. Uno che ama il popolo, uno che ama le donne, una che ama i bambini. Ogni missionario, anche il sciamano, questa sola qua è un sciamano. Però la sua luce è diversa dalla nostra luce. Il nostro sciamano ha detto Sorino morirà. Il suo sciamano ha detto no, no, no. Questa luce ha detto porta Sorino a Boavista, Sorino curirà. È quella che le ha curato. Ah, ci credo, sì, sì, sì. Allora io oggi, a distanza di 28 anni, prima di tutto io dico questa storia di Sorino, noi siamo stati partecipi nella storia che era cominciata di qualcun altro. Questa qualcuno che è Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. La missione non è nostra, missione è di Dio. Sarà che non dice anche a noi come carissima nostra davvero che dove andiamo ci sono questo popolo, dobbiamo rispettare, dobbiamo camminare con loro e dopo piano 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 arrivare a fare conoscere questa luce che è diversa di quello che loro hanno. Quale sarebbe la nostra missione oggi tra i popoli? Come possiamo annunciare? Che punto iniziare? Ma sarà che possiamo vedere di questo cosmo, questa partecipazione senza giù, senza su, che sta presente? Perché io questa presenza l'ho sentito già quando mi ha avuto. Sorino non è un cristiano, né lui, ma né il suo popolo, nessuno di loro. Oggi alla mano, secondo me, ha qualche cosa fortissima a parlare, sia delle nostre missioni, come fare la missione, come vivere la missione, come agire nella missione, alla mano oggi a dire anche alla società come realmente vivere in armonia, culture diverse, popoli diversi, pensieri diversi, ma tutti nella sua diversità, la convivenza. Oh,